deciso. Diciamo che ci sentivamo un po', voglio dire, in obbligo di cercare di spiegare alla città, ma anche ai consiglieri di maggioranza, quella che per noi è un'operazione sbagliata, e non enfatizzo l'operazione sbagliata, soprattutto per la forma che ha preso nella parte di trattativa tra le due società. E di fatto la sostanza del ragionamento che cercherò di farvi è che noi stiamo vendendo AIM in cambio del 38% della nuova AGSM e soprattutto ne stiamo cedendo il controllo a Verona con un insieme di garanzie e di tutele che sono in larga massima tutelanti rispetto ai valori fondamentali, cioè non possono venderla senza il nostro ovviamente consenso, ma che di fatto assegnano a Verona tutto il governo della parte operativa. Questo primo punto si sostanzia in particolare attraverso alcuni elementi, a parte il concambio che è definito da una perizia e che è una delle parti del ragionamento. Di fatto la governance è una governance che è imperniata su un presidente di nomina veronese, ma su un leader massimo che è il consigliere delegato, forma diversa per chiamare un amministratore delegato, meglio per dargli forse meno enfasi, ma di fatto è l'amministratore delegato, a cui spetta la governance non solo del capogruppo, ma di fatto attraverso nomine fiduciarie di tutte le società controllate. Su questo si è aperto anche un dibattito, e poi vale la pena anche sentire la voce veronese, sul cosiddetto gradimento tecnico. Allora, il gradimento tecnico è semplicemente il fatto di dire che di fronte a una proposta veronese di un curriculum accettabile, tecnicamente accettabile, non può essere posto veto da parte di Vicenza, che è molto diverso dalla scelta in comune che può essere fatta al 50% del soggetto gestore dell'azienda o della scelta in comune fatta ancora meglio dopo una selezione fatta magari dai migliori cacciatori di teste italiani. E quindi il fatto che venga consegnato il governo dell'azienda con deleghe molto ampie, guardate, dopo se volete possiamo anche entrare con deleghe molto ampie, anche in grado di fare scostamenti dal budget che hanno un significato, perché quando si parla del 5 o del 10% dell'EBITDA di una società che ha 150 milioni potenziali di EBITDA, si parla di tanti denari. Allora, da questo punto di vista, l'appello che noi facciamo è fermatevi, e se proprio non volete fermarvi, soprassedete e ascoltiamo cosa diranno i veronesi, perché i veronesi diranno: è un'operazione straordinaria perché abbiamo portato a casa AIM. Il futuro del bene pubblico. AIM è il principale bene che questa amministrazione, oltre naturalmente la città in generale, aveva per le mani. Allora io, rispetto a questo che doveva essere l'obiettivo, però ho provato a guardare in questi 2 anni questa amministrazione e il percorso, diciamo così, ondivago avuto da questi, dice che cosa? Dice 2 o 3 robette che sono già venute fuori chiaramente, ha detto anche i miei colleghi. Ed è quello che è alla base di tutto il vulnus principale. Anche l'operazione portata avanti da Variati, qualsiasi altra operazione era stata decisa all'interno di Palazzo Trissi. Variati, Tosi. Qui in questa operazione la direzione, la testa di questa operazione è fuori dal palazzo comunale. Questo è gravissimo rispetto ai cittadini, con i quali infatti non si è mai parlato. Giustamente ricordato